Ti ben ritrovati in questo mio nuovo video. I testimoni di Geova, gli evangelici pentecostali, questi gruppi, gruppetti evangelici protestanti, accusano noi cattolici di adorare, fate attenzione perché qui si parla di adorazione, quindi adorare Maria, i santi, gli angeli, il Papa, le statue. Quindi per loro noi adoriamo tutto, adoriamo tutti. Ora dire che i cattolici adorano Maria, i santi, quant'altro, è un insulto alla verità, perché le cose non stanno così. In questo video io ve lo dimostrerò, le cose non stanno così. È un insulto alla verità, una calunnia dovuta o a ignoranza o malafede. Alcuni dicono questo perché semplicemente sono ignoranti, quindi non conoscono gli insegnamenti della Chiesa Cattolica, non conoscono quello che c'è scritto nel Catechismo, non conoscono quindi la differenza che noi facciamo tra adorazione e venerazione rispettosa. Perché venerare non vuol dire adorare, ma onorare. Quindi non conoscono questa differenza e non conoscono gli insegnamenti della Chiesa, non conoscono quello che c'è scritto nel Catechismo e quindi parlano per ignoranza. Poi invece ci sono altri che ci accusano, che non sono ignoranti, conoscono bene gli insegnamenti della Chiesa, sanno che la Chiesa ha sempre insegnato che l'adorazione spetta soltanto a Dio e a nessun altro, quindi non a Maria, non ai santi, a nessuno. Lo sanno questo, sanno anche che noi facciamo una differenza enorme tra adorazione e venerazione rispettosa. Però vedete che pur sapendo tutte queste cose continuano ad accusarci, quindi a diffondere menzogne, quindi bugie, sono bugie vere e proprie, che vengono diffuse da questi gruppi e gruppetti protestanti, con il chiaro scopo di attirare all'interno delle loro organizzazioni, all'interno dei loro gruppi, delle loro sette, le persone più deboli spiritualmente, meno preparate. La verità è che i cattolici non adorano Maria, non adorano i santi, non adorano le statue. I cattolici adorano soltanto Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, perché adorare significa riconoscere la supremazia assoluta di qualcuno. Questo qualcuno per noi è soltanto Dio e nessun altro. Il nostro creatore, padrone e signore di tutto ciò che esiste, l'alfa e l'omega. Noi crediamo che nessuno può essere paragonato a Dio, nessuno è alla pari di Dio, nessuno è al di sopra di Dio. Maria non è alla pari di Dio, non è al di sopra di Dio, neanche i santi, nemmeno gli angeli. Noi crediamo questo, che le creature non possono essere adorate, ma può essere adorato soltanto Dio, il creatore di tutte le cose, perché noi riconosciamo la supremazia assoluta di Dio. Quindi adorare Dio è riconoscere nel rispetto, nella sottomissione assoluta, il nulla della creatura, il quale non esiste che da Dio. Adorare è la massima espressione della fede e in quanto tale è riservata a Dio. Noi invece veneriamo, cioè onoriamo, amiamo Maria e i santi. Onorare non è la stessa cosa che adorare. Venerare significa rispettare, amare, ammirare con gesti interiori, anche esteriori, persone particolarmente degne di rispetto come Maria, i santi, gli angeli. Venerare significa anche esaltare le qualità di una persona, riconoscerne la grandezza, la santità di vita. I santi che sono in cielo si sono distinti per aver praticato le virtù cristiane in modo eroico. Noi amiamo, cioè onoriamo i santi, li rispettiamo e ammiriamo perché sono stati veri imitatori di Cristo, veri discepoli di Cristo. Molti di loro sono morti martiri, hanno dato le loro vite, hanno versato il sangue per il nome del Signore Gesù Cristo e a loro va tutta la nostra ammirazione e tutto il nostro rispetto, perché hanno messo al centro delle loro vite Gesù Cristo. Noi vediamo questi santi come nostri fratelli maggiori nella fede. Voi sapete, in tutte le famiglie, i fratelli più piccoli tendono ad imitare, i fratelli più grandi. E noi facciamo questo, imitiamo Maria, imitiamo i santi, li prendiamo come esempio e cerchiamo appunto di imitarli perché ci ricordano che la loro santità viene da Dio. E ci ricordano di mettere Gesù Cristo al centro della nostra vita. Quindi non adoriamo i santi, ma li veneriamo, cioè li onoriamo, li rispettiamo, li amiamo, non li adoriamo. Perché
Perciò quando voi sentite dire i cristiani, i cattolici cristiani adorano Maria, non è così. Adoriamo soltanto Dio. Non adoriamo le creature, adoriamo soltanto Dio, ma rispettiamo profondamente Maria, i santi e gli angeli, come è giusto che sia, perché sono persone che meritano profondo rispetto e onore. Nella Chiesa primitiva i martiri, i santi venivano venerati. Quindi non adorati, ma venerati. Noi abbiamo prove di questo, abbiamo diversi scritti che ci attestano che venivano venerati i santi. Nel martirio di San Policarpo, noi leggiamo che è uno scritto preziosissimo, antichissimo, del 177 d.C., quindi siamo nel secondo secolo. C'è scritto: noi adoriamo Lui, il Cristo, perché è figlio di Dio. I martiri invece li amiamo come discepoli e imitatori del Signore. Noi sappiamo anche, attraverso questi scritti, che i cristiani raccoglievano le spoglie mortali dei martiri, quindi le conservavano, e questi martiri venivano ricordati nel giorno del loro martirio. Veniva celebrata una messa, quindi il loro onore, veniva fatta anche una piccola processione, veniva fatta una messa, quindi venivano ricordati, e in quel giorno si facevano preghiere, si chiedeva al santo di intercedere presso Dio a favore dei vivi. Ecco, abbiamo diversi documenti che ci attestano questo. Ora in questo video non parlerò dell'intercessione dei santi, farò un video più avanti. Però noi abbiamo prove di questo, che i santi venivano venerati, quindi venivano ricordati particolarmente nel giorno che veniva chiamato il Dies Natalis, quindi il giorno del loro martirio, e venivano ricordati appunto, si celebrava una messa in loro onore. Voi potrete dire: avete le statue, Dio condanna le statue. Io ho fatto un video, quindi nel mio canale c'è il mio video intitolato Dio vieta qualunque tipo di immagine di statua. Ecco, in quel video spiegavo chiaramente, scusate, che Dio non vieta qualunque tipo di immagini, quindi non c'è un divieto assoluto delle immagini come vogliono far credere questi gruppi protestanti. Dio vieta di farsi idoli, Dio condanna l'idolatria, Dio condanna l'adorazione ai falsi dei. Se voi vi leggete attentamente tutte le scritture dove Dio condanna le statue, vi accorgerete subito che Dio condanna appunto questi idoli, perché questi popoli pagani adoravano molte divinità e si fabbricavano questi idoli, queste statue che adoravano, perché loro credevano che queste statue erano divinità, erano dei, e li adoravano. E quindi Dio dice: non ti farai idoli. Non ti farai immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, di quanto è qua giù sulla terra e di quanto è sottoterra o nelle acque. Però Dio dice queste cose, è vero, però è Dio stesso che in alcune occasioni ordina quindi la realizzazione di sculture, di immagini. L'Arca dell'Alleanza, i cherubini sul coperchio, Dio dice: li farai d'oro, li farai lavorati a martello, farai due cherubini. Ora, i cherubini sono creature del cielo, quindi angeli, ma Dio non aveva forse proibito di non fare alcuna immagine di quanto è lassù in cielo? Eppure Dio ordina di fare sul coperchio dell'arca due cherubini, quindi due sculture di angeli, di creature del cielo. Questo dimostra chiaramente che Dio non condanna le immagini, le statue in quanto tali. Dio condanna l'idolatria, vieta di farsi idoli, condanna appunto l'adorazione ai falsi dei, condanna appunto tutto ciò che è in contrapposizione con l'adorazione del vero Dio. Le immagini che sono invece sono utilizzate al culto del vero Dio non sono certo condannate. Mosè fece come il Signore gli aveva chiesto: farai un serpente di bronzo e lo metterai sopra un'asta. Ora il serpente è un animale che striscia sulla terra. Dio aveva detto: non ti farai nessuna immagine di quanto è lassù nel cielo, di quanto è qua giù sulla terra. Eppure dice a Mosè, chiede a Mosè di fare un serpente di bronzo, quindi una scultura, e di metterla sopra un'asta, che
Chiunque guarderà il serpente non morirà. E poi vediamo ancora che Dio ordina la costruzione del tempio. Salomone costruisce il tempio così come Dio gli ordina. E all'interno del tempio noi sappiamo che c'erano molte sculture e molte immagini, quindi di angeli, di cherubini, di buoi, di leoni. Era adornato all'interno e all'esterno tutto il tempio di immagini e sculture. Quindi è chiaro che le immagini non sono condannate da Dio, le immagini in quanto tali. Dio condanna l'idolatria, quindi vieta di farsi idoli, l'adorazione ai falsi dei, non le immagini di per sé. Perché Dio non si contraddice, non può dire non ti farai immagine alcuna e poi dice a Mosè di fare il serpente, di fare i cherubini sull'arca, sul coperchio, di fare il tempio adornato di statue e di sculture. Noi abbiamo anche prove storiche, diversi scritti che ci attestano chiaramente che i cristiani hanno sempre utilizzato le immagini. Già dai primissimi secoli, nelle catacombe, c'erano raffigurazioni, di Gesù, di Maria, degli apostoli, Pietro e Paolo. Tertulliano, nel secondo secolo, ci racconta che c'erano addirittura calici con, inciso, Gesù, buon pastore. Eusebio anche ci dice che i cristiani utilizzavano quindi le immagini di Maria, dei santi, degli angeli, venivano raffigurati. Quindi i cristiani hanno sempre utilizzato le immagini. Poi nel 787 ci fu un concilio, quindi il secondo concilio di Nicea, parteciparono a questo concilio 300 vescovi e lì stabilirono che non era sbagliato quindi rappresentare Gesù, Maria, gli angeli, i santi con immagini, quindi anche con sculture, non era vietata, quindi la venerazione alle immagini. Ora, la venerazione alle immagini non è una venerazione all'immagine in quanto tale, ma chi si rivolge all'immagine venera la realtà da essa riprodotta. Leggiamo il Catechismo 2132. Il culto delle immagini non è contrario al comandamento che proscrive gli idoli. In effetti, l'onore reso ad un'immagine appartiene a chi vi è rappresentato, quindi non è un'adorazione alla statua, perché la statua è una statua, lo sappiamo, è un'immagine, è come una fotografia che ci ricorda quella persona, ma non viene adorata la statua, viene invece venerata la persona, quindi onorata la persona rappresentata da quell'immagine. Quindi chi venera l'immagine, vedete, non si parla di adorazione, chi venera l'immagine venera la realtà di chi in essa è riprodotto. L'onore, non l'adorazione, l'onore tributato alle sacre immagini è una venerazione rispettosa, non un'adorazione che conviene solo a Dio. Questo dice il Catechismo. Ma quindi gli atti di culto di venerazione non sono rivolti alle immagini considerate in se stesse, ma in quanto servono a raffigurare Dio incarnato, Maria, i santi, gli angeli. In quanto immagine non si ferma su di essa, ma tende alla realtà che essa rappresenta. Quindi le statue non vengono adorate, assolutamente. Vedete, questa è un'altra menzogna. Quando dicono voi adorate le statue non vengono adorate, vengono venerate le persone rappresentate da quelle statue. E voi potrete anche dire, ma voi vi inginocchiate davanti alle statue. Ora non lo fate per adorare la statua, ma inginocchiandovi voi adorate quella persona, perché questi gesti sono condannati, sono gesti esteriori di adorazione. È vietato inginocchiarsi. Voi potete dire non lo fate davanti alla statua in se stesso, ma a quella persona, perciò è sbagliato, anche questo è sbagliato. Non è così, perché nella Bibbia ci sono molte scritture che ci parlano appunto di questi gesti esteriori, di inginocchiarsi, di baciare. Questi gesti non sono condannati se fatti con l'intenzione di venerare, quindi onorare, attraverso questi gesti manifestare profondo rispetto, ammirazione e amore. Noi abbiamo diverse scritture e adesso io vi citerò alcune di queste scritture per dimostrarvi che questi gesti esteriori, che possono sembrare adorazione dall'esterno, mi rendo conto, ma non sono adorazione, perché la differenza la fa l'intenzione del cuore, proprio del proprio cuore.
Se la persona fa quel gesto di inginocchiarsi con l'intenzione di adorare, allora quello è peccato. Ma se quella persona fa quel gesto e quel gesto, attraverso quel gesto vuole mostrare rispetto profondo, ammirazione, quindi vuole onorare, quindi una venerazione rispettosa, e allora quel gesto non è condannato, perché non è fatto con l'intenzione di adorare. L'adorazione nasce dal cuore. Soltanto Gesù può scrutare il cuore delle persone. Lui può stabilire se quella persona sta facendo quel gesto per adorare o per venerare rispettosamente una persona, un santo, un inviato di Dio. Allora prendiamo le scritture appunto per dimostrare che questi gesti non sono condannati. Genesi capitolo 19 versetto 1. I due angeli arrivarono a Sodoma sul far della sera mentre Lot stava seduto sulla porta di Sodoma. Non appena li ebbe visti, appena Lot vide questi due angeli, si alzò, andò loro incontro e si prostrò con la faccia a terra. Quindi si inginocchiò, si prostrò con la faccia a terra, appena li ebbe visti. Notate che non viene rimproverato Lot, non viene condannato il suo gesto, perché chiaramente Lot non intendeva certo adorare gli angeli. La sua era una venerazione rispettosa verso questi inviati angeli di Dio. Adesso leggo Giosuè capitolo 5 versetto 13, da 13 a 15. Quando Giosuè fu presso Gerico, alzò gli occhi e vide un uomo in piedi davanti a sé che aveva in mano una spada sguainata. Giosuè si diresse verso di lui e gli chiese: tu sei dei nostri o dei nostri nemici? Rispose: no, io sono il capo dell'esercito del Signore, giungo proprio ora. Allora Giosuè cadde con la faccia a terra, non è caduto. Cadde con la faccia a terra, si prostrò e gli disse: che ha da dire il mio Signore al suo servo? Cadde e si prostrò, quindi si prostrò, si inginocchiò, si prostrò con la faccia a terra davanti a quest'angelo. Ancora qui il gesto non è condannato, non viene rimproverato Giosuè, perché non stava certo adorando l'angelo, non era quella l'intenzione del proprio cuore. Quel gesto, si inginocchiò, ma non l'ha fatto per adorare, così come noi non ci inginocchiamo, non facciamo questi gesti per adorare Maria, per adorare i santi, ma sono semplicemente fatti in segno di riverenza, quindi di profondo rispetto verso quella persona. Ancora leggiamo Secondo Re, capitolo 2, versetti da 14 in poi. Quindi Eliseo prese il mantello che era caduto ad Elia, percosse le acque dicendo: dov'è il Signore Dio di Elia? Quando egli ebbe percosso le acque, queste si divisero di qua e di là ed Eliseo le attraversò. Se lo videro di fronte i figli dei profeti di Gerico e dissero: lo spirito di Elia si è posato su Eliseo. Gli andarono incontro e si prostrarono a terra davanti a lui. Leggete le scritture, si prostrarono davanti a lui, figli dei profeti, davanti ad Eliseo. Certo, non lo facevano con l'intenzione di adorarlo. Infatti questo gesto non è condannato, non vengono rimproverati per questo gesto, perché nel loro cuore non intendevano adorarlo. Ancora Primo Samuele, capitolo 24, versetto 9. Dopo questo fatto, Davide si alzò, uscì dalla grotta e gridò a Saul: o re, mio signore. Saul si voltò indietro e Davide si inginocchiò con la faccia a terra e si prostrò. E anche qui questo gesto. Ma veramente noi nella Bibbia abbiamo tantissime scritture dove leggiamo che i patriarchi, i profeti, e si prostravano davanti, quindi si prostravano proprio, c'è scritto così, si prostravano con la faccia a terra. Questo ricorre più volte nelle scritture. Quindi è chiaro che questi gesti esteriori di inginocchiarsi, baciare, non sono condannati se fatti con l'intenzione di mostrare rispetto verso quindi un inviato di Dio, una persona santa, quindi non sono condannati. Certo, se fatti con l'intenzione di adorare, questo sì, infatti nella Bibbia, quando sono fatti con questa intenzione, vengono condannati sicuramente. Io vi saluto tutti, vi invito a guardare i miei video precedenti e i miei prossimi video.